Spoken dreams in my pocket. 112. Paghiamo e vi spiego cosa stiamo andando a fare. Ti pago i 100 e... 12. Esatto. All'illegale consumo di circa 5 km con un litro ci stiamo dirigendo verso Bergamo, perché a Bergamo, oltre ad esserci i muratori bergamaschi conosciuti in tutta Italia, esistono anche delle aziende che installano componenti per camper. Nello specifico, quello che sto andando a fare è installare delle sospensioni ad aria sul mio van. Ci ho messo un paio d'anni a capire. Bisogna mettere sulle sospensioni ad aria altre balestre, cose del genere. Ho aspettato circa 2 anni. L'ho usato, lo sapete benissimo, prevalentemente in libera. E mi sono accorto che il mio van è molto accucciato, diciamo. Le balestre dietro sono piane, sono dritte e quindi avevo pensato al discorso di mettere un foglio in più di balestra. Però metto le sospensioni ad aria dietro e sono storto, alzo ed abbasso una o l'altra ruota. Allora, location notturna trovata, precisamente proprio davanti al capannone di Beauty Camper. Coloro che mi installeranno le sospensioni di VB Air Suspension, loro sono specializzati nell'installazione di questi prodotti, infatti hanno anche la bandiera della VB Air Suspension, ma vi faccio vedere la location, cioè nel senso io sono qua. Tutti fanno questa modifica e questa volta ho deciso di farla anch'io. Effettivamente il furgone, pesandolo, ho 32 quintali e mezzo, quindi diciamo che un furgone omologato per 35, effettivamente le balestre ce l'ha piatte a pacco. Ve le faccio vedere in questo momento, giusto per farvi capire che il perché di questa modifica. Allora, se non so se ve ne intendete, ma questa è la balestra. Questo componente qua dovrebbe essere curvo in su, invece questo componente qua, la balestra è totalmente piana. Perché? Perché ovviamente il furgone è omologato per 35 quintali, con l'allestimento, le cose caricate dentro, eccetera, eccetera, siamo sempre a pieno carico. Infatti, se guardate un van come il mio, e le sospensioni anteriori rispetto a quelle posteriori appunto sono molto più alte e quelle posteriori molto più basse, perché è proprio dietro, è proprio carico, è come avere un furgone pieno, come avere un furgone normale pieno. Le sospensioni ad aria mi vanno innanzitutto a rilassare la balestra e poi mi vanno ad alzare di un bel po' il culo. Uno, parte interessante numero 2 di questa operazione che sto per andare a fare sul van è il fatto che le sospensioni, oltre ad alzare e ad abbassare il posteriore del veicolo, andremo anche a regolarle indipendentemente, quindi sia quella destra che quella sinistra. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando siamo in montagna, come vado spesso io, e mi metto in una zona dove il furgone è storto e quindi dovrei dormire a testa in giù, ho la possibilità di sgonfiare l'ammortizzatore, esempio, di sinistra e gonfiare di più quello di destra e quindi lo metto dritto. Questa cosa è molto comoda dal mio punto di vista, perché se metti un cuneo o un legno o un sasso, qualunque roba, possono dirti stai facendo campeggio. Se invece io modifico le sospensioni del furgone, quindi ne ho una alta e una bassa, non ho messo fuori niente, non ho messo nessuna tavoletta, nessun cuneo, ho solo modificato le mie sospensioni e io sono perfettamente in bolla e nessuno può dirmi
niente, perché io sono solamente parcheggiato, che poi io dormo nella mia macchina o nel mio veicolo, quello è un problema mio, ma nessuno può dirmi assolutamente niente. Buongiorno quelli wild. Nell'attesa che arrivi l'operaio che ti monterà l'impianto, ci spiegano cosa verrà installato e ci fanno vedere appunto l'impianto ad aria. Ok, allora. Ok. E lo alzeranno circa? Normalmente lo alza dai 7 ai 10 cm. Perché adesso ho proprio le balestre piane. Direi che sei già in negativo. Pesandolo ho visto che io sono sui 32,5. Oggi sappiamo quanto pesa. Adesso lo pesiamo. Sì. Ah, okay. Quando abbiamo finito andremo a pesare tutti e quattro gli assi. Okay. Da lì rileviamo una pressione minima di partenza, dopodiché andiamo a equiparare il peso di spinta sulla ruota uguale per entrambi le due ruote. Okay. Una domanda che mi sono sempre chiesto, ma alzando il dietro si sposta il peso in avanti? Sì. Quindi se io sono, cioè nel senso, essendo che la trazione, ovviamente il furgone è quasi impennato, quindi sposti la trazione è sempre forte. Sposti il baricentro del furgone. Oggi con il calcolo che io ti darò, tu vedrai dove è andato a finire il tuo baricentro. Quindi avrò meno problemi di trazione se mi trovo anche in situazione. Questo è quello che dovrebbe fare la miglioria questi soffietti. Okay. Oltre a mettermi a livello quando sono un po' storto. Esatto, quello è una gestione diciamo da fermo. Ma per andare noi vogliamo che la trazione si sposti 60-40, 60 sul posteriore, 40. Sull'anteriore, si sposti il baricentro verso l'anteriore, questo ti permette anche i tornanti a 90 gradi di non sentire ruote che slittano in salita. Allora. E poi hai il volante molto leggero, anche in autostrada tu viaggiando in questa posizione il tuo volante non ha molta aderenza, questo perdi anche in frenatura, ricordati. ABS, essendo un sistema intelligente, avendo poco peso sull'anteriore, tenta sempre di allungare la frenata. Con questo vai innanzitutto a equiparare i pesi sul posteriore, quindi l'ABS quando interviene correttamente e la linearità della frenata è dritta e non trasversale, perché se ho più peso su una ruota e meno sull'altra, quando interviene la frenatura, se riesco più il camper faccio così. È per anche a noi adesso mi dici che appunto dobbiamo tarare dopo i pesi, è per questo che tu mi hai detto portami il camper, come lo usi, certo. Io l'ho caricato d'acqua, ci ho fatto il pieno anche quando perché... noi di solito montiamo sia questi che sono i sistemi base, sia poi altri sistemi che sono molto più complessi, vogliamo sempre che il camper sia in media in ordine di marcia, poi okay. È logico che il 100 kg più o 100 kg meno, come lo porti scarico, io la taratura finale te la faccio come lo peso al momento in cui... Esatto, poi lo carico per andare in vacanza. Esatto, cioè la maggior parte ha tanta differenza proprio tra un destro e sinistro. Ah, sì. Esatto. Adesso cosa fai? Lo pesi prima? No, lo pesi adesso dopo? Passiamo subito a fare l'installazione. Esatto. Una volta che è installato poi lo togliamo. Ok. A impianto scarico completamente lo pesiamo sui quattro assi. Dopodiché facciamo il calcolo, lo alziamo e poi lo equilibriamo in base ai due pesi. Quella poi sarà la tua pressione standard da tenere anche come differenza. Okay. Quindi se tu lo alzi di più o lo abbassi di più avrai quel gap tra il destro e il sinistro di differenza da mantenere perché i pesi... Ok, per dopo calcolarlo c'è il manometro che mi dice quanto... Questo è il tuo quadro comandi che andrà installato sul cruscotto, dove hai destro e sinistro e hai la leva su o giù.
Ok, io metterò una pressione che decideremo adesso e deve essere identica da destra a sinistra. Esattamente, esattamente. Poi quando sei fermo tu da qui puoi giostrare, alzare, abbassare, esatto, okay, fino a 3 bar e mezzo, dopodiché interviene la valvola d'emergenza. Ah, se vai a esagerare rischi di farli scoppiare. No. No, quello no. Che problema puoi avere andando perché a esagerare? Questi soffietti possono sopportare pressioni triplo di quello che può dare un manometro. Perché ha messo la valvola di sicurezza, così mia curiosità? Hanno messa per non andare a esercitare forze troppo alte se non sei consapevole di quello che stai facendo. Tanta gente la quale viene e mi chiede le pressioni e le hanno consigliati di fare 2-2. Questo è sbagliatissimo, perché la pressione è un calcolo. Ok, io non è che dici... Non è che vado a empirizzare la cosa. Ce lo chiediamo su Facebook, voi che pressione mettete? Esatto, la pressione è un calcolo. La pressione va in base sempre al peso dovuto sull'asse. Questo è interessante che mi hai spiegato, perché sembra che appunto la gente se li monta, fai da te, se li butta su e dice ah buono, a posto. Cioè. Montaggio può anche essere... Però c'è da... Poi la taratura, esatto, c'è da tarare. Devi avere una pesa singola per ogni ruota e sapere fare il calcolo matematico. Giusto, che quindi ti porta ad avere una pressione di base di partenza e poi lo equipari con le bilance. La certificazione di frenatura, uno dei sistemi testati già dal gruppo PSA e Fiat, in quanto installate queste cose vengono provati che l'ABS funzioni regolarmente, cosa che la maggior parte dei concorrenti non hanno. Invece VBR Suspension? VBR Suspension ha le certificazioni di frenatura da parte di tutto il gruppo PSA e Fiat. Questa è una dichiarazione molto importante anche in fase eventualmente di collaudo. Praticamente montati i soffietti hanno fatto passare le tubazioni, le hanno fatte passare tutte qua, questa è una protezione perché qua c'è lo scarico che scalda, le hanno fatte tutte passare nella sua guaina, sono sbucati su da qua con la guaina, ha dovuto tagliare questo pannellino qua e ha installato il mio comando. Adesso le tubazioni stanno scendendo giù, qua metteranno il compressorino e poi facciamo la prova con le pese. Con l'impianto scarico ci siamo già alzati perché siamo a 80 cm, non avevo misurato quant'era prima purtroppo. E le balestre non sono più piane ma sono già un po' rilassate, poi quando mettiamo in pressione l'impianto lo proveranno a una pressione massima di 3 bar e mezzo. E per vedere se ci sono perdite e lì vedremo anche quanto si alza. Da qua si vede che appunto è tutto sgonfio, però mi ha spiegato che dentro c'è sempre un tampone di fine corsa e quindi non, anche se è sgonfio appoggia, non può succedere nulla, insomma che se succedesse un problema che si spezza o si rompe, cosa quasi impossibile, c'è sempre il tampone di fine corsa e quindi il furgone lo puoi utilizzare per ritornare insomma a casa o andare in officina. La posizione del compressorino è qua dietro,
c'è uno spazio proprio perfetto dove ci sta. Poi rimettono sulla sua copertura e non si vede niente. Mi piace molto il fatto che sia stato messo in questa posizione qua e non sotto i sedili o da altre parti, perché appunto è nascosto, e siccome che in camper ogni buco ci devi mettere qualcosa, non perdere spazio sotto il sedile o da altre parti è una cosa molto importante. Super pulito come lavoro. Abbiamo tutte le tubazioni che passano su qua collegate lì. Da qua passano, vanno giù e via. E dopo appunto con questi qua funziona già. Alziamo o abbassiamo il camper. Non dovevo forse toccarlo. Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing around my neck like a locket. Porca roba. Da 80 che si eri già alto, perché non era... Esatto. Siamo arrivati a 86. 86. Off-road. Adesso si vede anche, vediamo anche le balestre come sono curve. Qua li vediamo. È diventato un SUV. Ora andiamo sulle bilance e andiamo a calibrare appunto gli ammortizzatori. Qui andiamo a vedere il peso sulla singola ruota. Ok. Okay. In questo caso è la destra. Andiamo a fare la pesata. Questa è la sinistra. Ok, adesso quello dietro. Adesso andiamo a vedere che la destra ha un carico sopra di 835 kg, la sinistra ha un carico di 775 kg. Questo vuol dire che se tu freni, qui frena prima e di là diventa più lungo, perché hai questo scompenso. Il totale è 3235 kg. Qui già ha fatto lui il conto. Il peso del laterale sinistro è 1581, il destro 1654. Il tuo baricentro non è perfettamente in centro agli assi del camper, ma è tutto da una parte e indietro. L'ammortizzatore. Esatto. Adesso andiamo a caricare 0,5 entrambi i due soffietti. Okay. Andiamo a vedere poi quanto comincia a comprimere sull'asse. Ok. Vai. Abbiamo 785 da una parte e 821 okay. dall'altra. Adesso dobbiamo cercare di equivalere entrambi i due carichi in modo tale che in caso di frenata o comunque il camper è bilanciato. Stessa impronta delle ruote sull'asfalto, ok, con lo stesso peso. Okay. Alza uno il destro. Vedi come faccio a tirar via chili da qua e li sto buttando su dall'altra parte. Troppo! Abbassami a 0,8. Voilà, perfetto. Adesso è perfettamente bilanciato. Bilanciato, ok. Quindi e la pressione è 0,5 da una parte, 0,8 dall'altra. Ah, ok. Quindi appunto adesso abbiamo questa pressione qua che sappiamo che quando io vado metto quelle pressioni lì. Esatto, questo è il nostro standard. Tu vuoi alzarla o abbassarla, l'importante è che rispetti quel gap 0,3. Io porto comunque a 1 da una parte, porto 1,3 dall'altra, non faccio altro che comunque portare i due pesi uguali. Sì. Però ti ho aumentato. Però ho alzato il furgone. Hai alzato il furgone, ma l'hai anche irrigidito. Sì, sì. Questo, per questo è importante appunto quando facciamo queste modifiche venire carichi come se state andando in vacanza con l'acqua e tutto. Pensiamo esatto. Che dobbiamo stare appunto 0,5 e quasi 1. Ma che bello. Questa cosa del bilanciamento dei pesi era una cosa che io non sapevo e effettivamente è molto importante se ci pensi, soprattutto per un discorso di frenata, se hai una ruota più leggera, una più pesante, sicuramente il furgone fa questa cosa qua, cosa che appunto tarandolo e bilanciandolo non deve più succedere. Ho delle omologazioni,
fatte anche al Tube Nord, e questa è la tua tessera di impianto. Ah, ok, del mio impianto. Esatto. In caso dovessi averne bisogno, qualsiasi centro VB può fare garanzia. Ah, ok, ottimo. Ringraziamo gli amici di Beauty Camper e anche VB Air Suspension, e grazie per le spiegazioni anche che ci hai dato, direi super professionali, e soprattutto appunto io ho imparato tante cose nuove anche fuori onda, diciamo, perché la passione per il camper, speriamo sempre di avercene sempre di più. Esatto. E se volete installare un impianto della VB, non dovete fare altro che rivolgervi a loro. Siamo a Brusaporto, in provincia di Bergamo, l'uscita più o meno al casello di Seriano. Ok. Anzi, ci eravamo dimenticati di dirvi una cosa, che se volete approfondimenti sulle sospensioni di VB, li trovate in fiera dal 10 al 18 in fiera di Parma, e l'11 ci sarò anch'io con gli adesivi di Imparu, che se volete ve li regalo. Ci vediamo allo stand VB Air Suspension, e ci sarà anche, per farvi vedere un impianto un po' più complesso, ci sarà il suo camper con i 4 ammortizzatori. Con il sistema full air, sì, sono 4 ammortizzatori ad aria completamente gestiti elettronicamente. E quello ve lo fa provare, ve lo presta per tutto il weekend. Però il mezzo. Se ci fosse qualcuno interessato per quel sistema, possiamo fare il test su strada. Quindi vi aspettiamo tutti in fiera a Parma. Questa era proprio una modifica di quelle essenziali dal mio punto di vista per il van. Ci ho messo un po' prima di farla, però appunto dovevo farla. Adesso proveremo il comfort, proveremo anche in fuoristrada appunto l'altezza del furgone, e faremo appunto un po' di prove sul metterlo anche a livello, perché è una cosa abbastanza importante. Ringrazio gli amici di Beauty Camper e ringrazio anche VB Air Suspension. Riparto verso il Trentino e andiamo a provare questi nuovi ammortizzatori. Come mi chiedete in tanti l'adesivo di Imparu, e però appunto ho sempre detto non ve lo spedisco, ve lo consegno di persona o cose del genere, ho deciso questa volta di farmene stampare un bel po'. Quindi ho fatto stampare un bel po' di adesivi che mi porterò in fiera a Parma, così se vogliamo scambiare due chiacchiere e conoscerci, se volete, dalle 14 dell'11 settembre nello stand VB Air Suspension ci sarò anche io. Sarò assieme al team di VB Air Suspension e circa per 4 ore più o meno starò lì. Quindi se volete conoscermi e scambiare un paio di chiacchiere, 11 settembre dalle 14 in poi, stand VB Air Suspension a Parma. E vi do anche l'adesivo, perché ne ho stampati veramente tanti e ve li regalo ovviamente. Però mi sembrava una cosa carina farli stampare e portarveli, perché mi seguite veramente in tanti. Siete sempre molto carini anche nei commenti, mi piace tantissimo quando mi commentate, vi leggo sempre tutti, e quindi mi sembra una cosa carina regalarvi l'adesivo.